Carissimi amici di Fedecultura, bentrovati sul nostro canale YouTube. Siamo ancora una volta in collegamento insieme a Paolo Nardi, caporedattore della casa editrice Fede e Cultura, nonché autore di tre titoli a tema Tolkien, ossia Leggiamo insieme Il Signore degli Anelli e Leggiamo insieme Lo Hobbit, che come potete intuire dai titoli sono due guide alla lettura per le due opere sicuramente più note e più amate del grande autore inglese, ma in occasione del 50° anniversario della morte di J.R.R. Tolkien, la casa editrice Fede Cultura ha pubblicato anche l'ultimo titolo a firma di Paolo Nardi, ossia Alla scoperta della terra di mezzo. Mito, linguaggio e potere nell'opera di J.R.R. Tolkien, come potete vedere nell'immagine qui in sovrimpressione con la prefazione di Claudio Antonio Testi. Allora, grazie Paolo per essere ancora qui con noi a parlare di questo tuo libro. Grazie, salute a tutti. E questa sera parliamo di un tema piuttosto particolare, ossia l'influenza che la partecipazione di Tolkien al primo conflitto mondiale ha avuto per quanto riguarda un po' la stesura sia del leggendarium che delle opere stesse di J.R.R. Tolkien. E tu ne parli abbastanza diffusamente in questo tuo libro. Cosa puoi anticiparci, Paolo, al riguardo? Sì, nel libro parlo di dedico un capitolo a questo aspetto di tutta l'opera della narrativa tolkieniana, che è piuttosto importante. In quanto Tolkien partecipò alla Prima Guerra Mondiale e tra l'altro sul fronte occidentale, teatro che era quello della Battaglia della Somme, che è stato il più grande carnaio della storia dell'umanità, e che dire, che lui non si ritrovò esattamente in prima linea, ma impegnato in qualche azione di collegamento sulle linee del fronte. Lui era un ufficiale, un sottotenente. E beh, questa cosa lo ha profondamente segnato. E questa è forse anche una risposta a tutti quelli che continuano a vedere Tolkien come una specie di tizio che viveva in un'altra epoca, lontano dal suo secolo, un professore polveroso che pensava solo ai codici medievali, ai cavalieri con l'armatura, tutte cose che non esistono più. Ecco, Tolkien partecipò alla Prima Guerra Mondiale, vide che cosa è successo in quella guerra e maturò una personale esperienza, visto che due dei suoi migliori amici morirono sul campo di battaglia. Addirittura lui scrisse una lettera a un amico che era morto il giorno prima e lo sapeva. E ovviamente poi si salvò perché contrasse la febbre da trincea e quindi fu congedato. E proprio subito dopo questa avventura, molto triste e dolorosa, cominciò a scrivere quello che poi fu il nucleo di tutte le storie relative al suo mondo secondario, alla Terra di Mezzo. La caduta di Gondolin, che è il primo racconto che scrisse, risale proprio a questi anni, anche Beren e Lúthien, cioè sono tutte storie, quelle che troviamo nel Silmarillion, che originano proprio dalla sua esperienza sul campo di battaglia nella Prima Guerra Mondiale. E beh, Tolkien fa tutti gli effetti parte di quella generazione di scrittori ed intellettuali che parteciparono alla guerra e che poi, sopravvissuti, perché la maggior parte morirono, cercò di trovare di rielaborare, ecco, quello che la sua esperienza in guerra in una forma letteraria. Una cosa molto interessante che ha visto gli inglesi in prima linea, ecco, c'è tutta una schiera di
di autori, di intellettuali che vengono chiamati war poets, che proprio hanno fatto questo, hanno cercato nella scrittura, nella narrativa, una soluzione, un modo proprio per rielaborare questa terribile esperienza. È una cosa molto interessante, perché invece in Italia questa cosa non è minimamente successa. Sappiamo che in Italia la Prima Guerra Mondiale è stata oggetto di una specie di operazione di verniciatura che l'ha portata a diventare un mito, un'operazione di cosmesi, per cui è rimasta una specie di monumento intoccabile, non se ne parlava, non si poteva dire niente, perché era diventata sacra, poi c'è stata la dittatura, il fascismo, che ne ha fatto un momento fondativo dello Stato unitario, del nuovo Stato fascista, e noi non abbiamo avuto romanzi sulla Prima Guerra Mondiale, in Italia non è uscito niente di nuovo sul fronte occidentale, per esempio. Certo, è uscito un anno sull'Altipiano di Emilio Lussu, che però è stato pubblicato in Francia e che è stato pubblicato in Italia dopo la caduta del fascismo, giusto per rendere un po' la portata di questa cosa. Tolkien invece ne ha parlato a modo suo, e all'interno della sua opera è possibile trovare tutta una serie di elementi che dipendono da questa esperienza e che hanno avuto una specie di trasposizione mitico-fantastica. Questo non vuol dire che Tolkien ha usato i puffi per parlare dei problemi del mondo reale. Un approccio fantastico, immaginativo, non equivale a letteratura di serie B. Ecco, io la penso così, e credo che la pensasse così anche Tolkien. E John Garth, che è un autore che ha scritto un libro fondamentale che si chiama Tolkien e la Grande Guerra, ha detto che se non ci fosse stata la Prima Guerra Mondiale, noi non avremmo avuto Il Signore degli Anelli. Molto probabilmente è vero, perché Il Signore degli Anelli è permeato di questa riflessione che Tolkien fa sulla guerra, sui problemi della guerra, sulla trasformazione della società in atto ai suoi tempi, che ha portato i militari a prendere il potere, come l'economia si è trasformata, come la guerra si è collegata all'industrializzazione. Si dice sempre che Tolkien è un autore antimoderno, ma secondo me invece Tolkien è un autore completamente moderno, che invece è critico nei confronti di certi aspetti della modernità. Certo che è ovvio che lui guardasse ai modelli del passato, quelli delle saghe eroico-cavalleresche medievali, norrene, che lui amava e studiava, però il tutto è filtrato proprio da questa sensibilità moderna. E guardate che se andate a vedere, a leggere veramente Il Signore degli Anelli, Il Silmarillion, cioè le guerre, le battaglie che vengono raccontate, non sono solo battaglie epico-cavalleresche, ma ci sono proprio dei rimandi concreti alla guerra che Tolkien ha visto combattere, cioè quella della Prima Guerra Mondiale. Questo significa che noi dobbiamo leggere Tolkien come un'allegoria della Prima Guerra Mondiale? No, e qua voglio essere chiaro su questo punto, perché così come non dobbiamo leggere Galadriel come l'allegoria della Vergine Maria, che ovviamente, io ho sempre detto, bisogna stare attenti a fare queste sovrapposizioni che fanno coincidere la fonte di ispirazione col personaggio letterario, non bisogna neanche leggere tutta la narrativa tolkieniana come un'allegoria della Prima Guerra Mondiale. È uno degli elementi ed è una delle fonti che ha portato Tolkien a arricchire il suo mondo secondario. È uno di quei casi in cui il mondo primario ha fornito dei temi su cui riflettere, proprio per utilizzare il mondo secondario come non solo come calco del mondo primario, ma per creare una vera e propria realtà alternativa esistente a livello secondario, capace di riflettere a suo modo in maniera problematica su questi elementi, anche perché poi Tolkien in realtà, all'interno della sua rielaborazione di queste problematiche, non dà una soluzione chiara e netta. È sempre molto problematica, come ogni aspetto che lui ha trattato, come nel caso dell'ambientalismo, della religione, della concezione del potere. Tolkien non ti dice mai bisogna fare così. È un narratore che invece ti dice: guarda, i problemi sono questi, ragioniamoci su insieme. E credo che questo sia l'approccio giusto per mettersi anche in questa prospettiva e analizzare il rapporto tra Tolkien e la Grande Guerra. Ci sono riferimenti diretti alla Prima Guerra Mondiale all'interno delle opere, e in particolare all'interno del Signore degli Anelli? Sì, non solo nel Signore degli Anelli. Io
spero di non sconvolgere nessuno se dico che uno dei riferimenti più classici è all'interno dell'Hobbit, questo racconto che nessuno prende mai sul serio e che invece ha già una riflessione profonda sulla guerra. Quando Bilbo Baggins finisce sul campo di battaglia, nella battaglia delle cinque armate, cioè lui si trova lì e vive una guerra, una battaglia di carneficina. E quando si ritrova sul terreno di battaglia, dice: io ho sempre sentito parlare della guerra, sembrava una cosa esaltante. Adesso che però ci sono in mezzo, non mi sembra così bello. Cioè, queste sono parole di uno che la guerra l'ha fatta, l'ha vista, ci è finito dentro. E che ovviamente ha portato la sua esperienza e l'ha messa in bocca al personaggio principale della vicenda. Ma anche se andiamo a vedere Silmarillion è così, cioè ci sono degli eventi che non possono non aver subito l'influsso di questa esperienza. Cioè c'è una battaglia che Silmarillion, che rappresenta la fine della prima era per quanto riguarda i buoni, perché ormai vince il cattivo, vince Morgoth e le sue armate, che è la battaglia delle innumerevoli lacrime, già il titolo la dice lunga. Questa battaglia finisce con una specie di costruzione di un mausoleo funebre, che è eretto dal cattivo della situazione. Cioè Morgoth, dopo aver vinto, fa erigere agli orchi una collina chiamata il tumulo delle lacrime o collina del massacro. Qui mette dentro tutti i corpi dei buoni che sono caduti e ne fa un mausoleo funebre. E i mausolei funebri sono stati fatti per la prima volta nella prima guerra mondiale, solo che qui viene fatta dal cattivo come monito: chiunque osa sfidare la mia volontà subirà la stessa sorte. E poi però la natura ricopre i corpi e fa venire fuori una vera e propria collina, come a garantire sul fatto che quei caduti hanno combattuto dalla parte giusta. Nella prima guerra mondiale non si sa bene quale fosse la parte giusta, ovviamente non dobbiamo neanche qua leggerlo come un'allegoria degli alleati contro invece gli imperi centrali. Però poi questa riflessione della morte torna anche nel Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli, curiosamente, ha solo due morti che vengono raccontate che non riguardano la morte in guerra, in battaglia. Ed è la morte dei due sovrani del regno di Gondor, cioè il Castaldo Denethor e Aragorn, che alla fine del romanzo, nelle appendici, viene detto che muore. E tutti gli altri personaggi che muoiono, muoiono in battaglia. E spesso vengono sepolti, tumulati sullo stesso posto, cioè sul punto in cui sono morti, esattamente come nella prima guerra mondiale. E questo, cioè, deve essere stato uno shock per chi l'ha vissuto, perché sappiamo che nella prima guerra mondiale si andava all'attacco, all'arma bianca, con la baionetta, davanti ai mitragliatori nemici, e si veniva facciati senza pietà, e dopo, se ti andava bene, ti recuperavano, se ti andava male, esplodevi in 200.000 pezzi, e dopo ti tumulavano direttamente lì, sui campi di battaglia, da qualche parte, se ti ritrovavano. Questa cosa torna perché tutti i soldati esattamente muoiono così e vengono tutti sepolti sul campo di battaglia. E c'è di più. C'è un episodio molto famoso nel Signore degli Anelli, quello in cui Frodo e Sam, i due hobbit, attraversano le paludi morte insieme a Gollum, in cui si vedono dei cadaveri di uomini, elfi, orchi, che sono morti in una battaglia combattuta a Mordor 3.000 anni prima, e che sono ancora lì. Cioè, nelle paludi si possono vedere le facce deformate, contorte, distrutte, corrose, di questi caduti. Che è chiaramente un riferimento a quello che Tolkien aveva visto in battaglia, con centinaia di migliaia di persone che venivano distrutte durante gli attacchi da una parte e dall'altra. E questi corpi rimangono lì, nell'acqua, in queste paludi acquitrinose, dopo 3.000 anni. Ci si chiede, Sam si chiede, ma com'è possibile che stiano lì? Cioè, dovrebbero essere già decomposti. Probabilmente c'è un maleficio all'opera, un incantesimo, vai a sapere. Però è un modo molto originale di tematizzare questo tema della morte in guerra,
che fa vedere l'altra faccia della guerra. La guerra non è solo eroica, la guerra è anche quella roba lì, cioè la guerra è marcire nel fango, nell'acqua, esattamente come il fronte occidentale che era invaso d'acqua e i corpi spesso rimanevano nell'acqua, si putrefacevano, la gente moriva nell'acqua di cancrena senza neanche essere stata colpita dal nemico. E Tolkien stesso ammette che quella descrizione riflette molto della sua esperienza sul terreno francese sul fronte occidentale. E addirittura le descrizioni che vengono fatte dei due hobbit sono il risultato del movimento di due soldati che vanno verso il filo spinato nemico col sole in alto in mezzo al fumo. E questa cosa poi tornerà anche a Mordor. Mordor, che è la terra nera, la terra di Sauron, dove non c'è società civile, viene spiegata, viene raccontata come se fosse una grande terra di nessuno, cioè quella terra che c'era tra i due reticolati dei fronti, il fronte alleato degli inglesi, dei francesi, quello dei tedeschi, in mezzo all'acquitrino, senza niente, con esplosioni, gas benefici, aerei che volavano sopra, granate. E in quella zona lì si muovono i due hobbit. C'è un film recente, abbastanza recente, qualche anno fa, che è 1917 di Sam Mendes, che racconta la storia di due soldati che escono dalle linee inglesi per andare a fare una missione nel reticolato nemico. E questi due che escono dalle trincee sono chiaramente i due hobbit che escono dalle trincee e si avventurano nella terra di Mordor. E l'esperienza è proprio quella. È molto più efficace questo film qui del film sulla vita di Tolkien, che è uscito anche questo qualche anno fa, in cui fanno vedere che Tolkien, in preda alla febbre, allo stordimento sul fronte, vede trasfigurati i lanciafiamme, allucinazioni da fronte, perché lui è già malato, e quindi i lanciafiamme diventano dei Balrog, dei draghi, che ci sta, perché potrebbe essere andato veramente così nella sua rielaborazione narrativa, però lì sembra quasi che sia frutto appunto di un delirio indotto dalla situazione, mentre secondo me era molto più razionale come cosa, cioè i due che escono dalla trincea e finiscono letteralmente a Mordor ricordano molto i due hobbit. E poi, guarda caso, Mordor è una società che non ha, cioè è una terra che non ha società civile, funziona sullo schiavismo, ha solo degli abitanti soldato, è una grande caserma, ci sono solo orchi, popolazioni che combattono per Sauron, e poi ci sono degli altri uomini che sono stati schiavizzati e lavorano per mantenere questa economia di guerra. È basato tutto sulla sopraffazione, sull'industria pesante, guarda caso, Tolkien ambientalista, Tolkien ecologista, ma Tolkien è uno che analizzava il problema della natura, della distruzione dell'ambiente per creare una tecnologia a fini bellici. E lui non si faceva molte illusioni su questa cosa. Cioè diceva che l'uomo creava la tecnologia, l'anello e la macchina, diceva, per esternalizzare se stesso e produrre strumenti di morte, esattamente come fanno gli orchi. C'è tutta una riflessione molto profonda a riguardo. E Mordor è questa roba qua. E guarda caso Saruman, che vuole copiare Mordor, fa di Isengard una piccola Mordor e fa esattamente questo, e crea le sue legioni di orchi, di Uruk-hai, che hanno bisogno delle fucine per creare sempre più armi. Quindi Tolkien ha visto questa cosa in atto nella società, ha visto l'economia di guerra durante la Prima Guerra Mondiale, che tutte le risorse della nazione, della patria, dovevano finire per alimentare questo grande sforzo e contribuire alla vittoria, e la guerra vinceva su tutto il resto, non c'erano alternative. E io credo che Tolkien abbia fatto una profondissima riflessione riguardo proprio sul tema della militarizzazione della società e sul pericolo che subentra quando i militari prendono il potere. E adesso chiunque può pensarla come vuole, però basta leggere le parole che dice Faramir quando dietro la cascata nel suo rifugio parla con i due hobbit e parla di Gondor, della sua patria, e parla di suo fratello Boromir, quello che è il primo che è caduto, perché è il primo che ha preso è caduto sotto l'inganno dell'anello. E Faramir dice: anche noi, come i Rohirrim, gli uomini di Rohan,
i guerrieri, quelli che vanno a cavallo, che vivono per fare la guerra, che sembrano gli anglosassoni antichi, sono portatori di un concetto di nordicità, anche noi come loro abbiamo cominciato a considerare la guerra come la principale occupazione. Anche noi abbiamo cominciato a pensare che i militari siano le persone più importanti della società, anzi i migliori. E dice tale era mio fratello Boromir, un intrepido, era sempre il primo a attaccare, senza guardare in faccia nessuno. Andava contro il nemico e per questo era ritenuto il miglior uomo di Gondor. Però noi abbiamo visto nella narrazione che Boromir non si è affatto dimostrato il miglior uomo di Gondor, perché è il primo che ha ceduto al fascino dell'anello, che gli ha suggerito l'idea di utilizzarlo per i suoi propositi bellici. L'anello gli fa credere di essere il grande eroe degli uomini, quello che ha un grande stendardo, intorno al suo stendardo si riuniscono tutti i popoli liberi che combattono contro i cattivi e lui diventa il grande sovrano saggio magnanimo che dà consigli, elargisce ordini. E è buono, sono buone intenzioni, però il testo ti dice che è caduto e l'anello lo ha fregato, perché anche questa idea di fare la guerra e portarla dalla parte che vuoi tu è un inganno notevole. Allora, proprio a questo proposito, cioè, c'è una profonda riflessione anche sul tema della guerra, la guerra giusta, se è lecito fare la guerra. Io nel libro pongo questo problema, perché alla fine potrebbe, guarda, te lo dico, potrebbe subentrare una falsa soluzione. Cioè, tu leggi Il Signore degli Anelli e dici, però wow, facevano bene gli hippie a prenderla come loro Bibbia, perché alla fine Tolkien ti dice che è bello vivere in armonia, un mondo di Coca-Cola, vogliamoci tutti bene e viva il pacifismo. Ma in realtà non è così, perché Tolkien è un autore profondo e il suo modello, quello che traspare, è Faramir. Lo dice lui, Faramir è uguale a me in tutto e per tutto, tranne che per il coraggio. E poi dice, Faramir mi è servito per differenziare la gloria marziale dalla vera gloria. E già qua capiamo che la vera gloria non è quella marziale, non è quella che Tolkien ha visto in opera nella Prima Guerra Mondiale, quella che ha caratterizzato tutto lo Stato Maggiore britannico, quello che lui aveva visto, quelli che lanciavano i fanti all'attacco fuori dalle trincee e se ti fermavi ti sparavano. Ecco, questa cosa qui è lampante. Ma Faramir è un militare di professione e dice: io faccio la guerra perché è il mio mestiere, ma non amo la spada per la spada, o per quello, ma solo per quello che difende, e cioè difende la mia patria, difende la mia cultura, la mia civiltà. Però io uso la spada solo per questo, non per fare altro. E quindi, alla fine, Tolkien ammette l'utilizzo della guerra. Cioè, non dobbiamo essere così faciloni da pensare che alla fine l'unico modello è vivere tutti sereni, felici, perché la guerra serve. E lo dice uno, Tolkien, che era andato in guerra e c'era andato da volontario e da cattolico. Però poi si è reso conto di che cos'era la guerra. Adesso, non per il fattore della disillusione, però si è posto il problema di come la guerra cambia gli individui. Parliamo per esempio del tema della propaganda. Cioè, nella Prima Guerra Mondiale c'era la propaganda ovunque. C'erano i manifesti, attento il nemico ti ascolta, non dire niente, no? La demonizzazione del nemico. Il Signore degli Anelli, queste cose sono ovunque. Gli uomini di Landumbria, quelli che combattono dalla parte di Saruman contro i Ruirrim nel Fosso di Helm, nella battaglia del Fosso di Helm che vediamo anche nel film, alla fine, quando vincono i Rohirrim, il re Theoden li perdona e li lascia andare. Gli uomini di Landumbra rimangono sconvolti perché Saruman aveva raccontato loro che i Rohirrim non facevano prigionieri, uccidevano tutti. Demonizzazione del nemico all'ennesima potenza. Ma poi questa cosa torna anche in seguito. Per esempio Aragorn libera i nemici che combattono per Mordor, gli Sudroni, gli Aradrim, gli Esterlings, gli orientali, i meridionali che combattono dalla parte di Mordor. E anche qui dimostra di essere magnanimo, essere buono, e invece chissà che cosa gli avevano raccontato a questi soldati. E c'è una parte molto interessante nell'Ithilien, quando Sam e Frodo incontrano Faramir,
che affronta un olifante, affronta un gruppo di sudroni che girano per l'Itilia perché stanno andando a Mordor, in cui muore uno dei sudroni, quello dell'olifante, e cade a terra. E Sam si trova per la prima volta di fronte a un morto e fa delle riflessioni esistenziali e comincia a porsi il problema di quali sono state le menzogne che hanno portato questo uomo che viene dal sud a andare nel nord per fare una guerra che non gli appartiene. E si chiede quali menzogne lo hanno mosso, che cosa gli hanno raccontato, perché quest'uomo ha lasciato la sua famiglia, la sua moglie, i figli, per una guerra in un posto che non gli appartiene. Secondo me queste sono tutte riflessioni che derivano dalla Prima Guerra Mondiale e che quindi trovano una loro rappresentazione fantastica all'interno di questo universo, ovviamente non in scala 1 a 1, perché stiamo parlando comunque di un mondo pseudo-medievale, medievalista, che ricrea il Medioevo, comunque un Medioevo ricostruito sulla base delle problematiche moderne, con riflessioni moderne. Ecco, da quello che ci stai raccontando, Paolo, mi appare evidente che nell'opera di Tolkien è molto presente questa critica della guerra, ma sorge spontanea una domanda: questa critica sfocia nel pacifismo oppure no? Ecco, come detto, la tentazione sarebbe dire: allora Tolkien è un pacifista. Bisogna vedere che cosa si intende per pacifismo. Di certo, se Faramir dice c'è il problema della spada, cosa rappresenta la spada e perché io faccio la guerra, io faccio la guerra per difendermi. E alla fine, se noi prendiamo il finale del Signore degli Anelli, quello che nessuno conosce perché nel film non c'è, e quindi invito tutti a leggere il romanzo e di leggere gli ultimi capitoli, quelli degli Hobbit che tornano nella contea, gli Hobbit si trovano a fronteggiare la dittatura di Saruman, che ha invaso la contea con i suoi scagnozzi e ha messo su uno stato totalitario, che è un mix tra uno capitalismo all'ennesima potenza e una specie di socialismo che sottrae le risorse a tutti per darle nelle tasche dei soliti noti. E è una cosa molto strana, però alla fine viene fuori uno stato moderno in tutto e per tutto, che controlla tutti, aumenta i balzelli, il controllo degli abitanti, fa dirigismo economico, insomma toglie le libertà, e gli Hobbit, quando tornano i quattro che hanno vissuto l'avventura dell'anello, si trovano nella condizione di avere quattro che gli dicono: facciamo qualcosa, facciamo la rivolta. E lì, in quel momento, gli Hobbit si trovano davanti al concreto problema di che cosa fare. Cioè, ti ribelli? Fai una guerra? Allora sappi che di fronte a questa cosa sei posto di fronte al problema che morirà qualcuno. Morirà un Hobbit e tu ucciderai qualcun altro. E infatti la decisione che viene presa non è così scontata. C'è una discussione nel campo dei buoni, cioè gli Hobbit parlano tra di loro. E ci sono varie posizioni. Per esempio Frodo, che a tutti gli effetti ha delle posizioni simili a quelle di un reduce della guerra, non vorrebbe più avere niente a che fare con queste cose, perché ormai è quello più ferito, più stigmatizzato, che vorrebbe solo la pace e non vorrebbe arrecare morte a nessuno. Ma gli dicono: guarda che la tua posizione è molto poetica e romantica, però guarda che non andiamo da nessuna parte così. Allora Frodo si convince, dice: va bene, facciamo la rivolta, però ecco, noi colpiamo solo se colpiscono gli Hobbit, cioè dobbiamo difenderci noi e ammazzare il minor numero possibile di nemici. Cioè, in questo momento Tolkien, da cattolico, si pone il problema di mettersi in relazione con questo comandamento del non uccidere, che è fondamentale in guerra. E Tolkien non ti dirà mai che è giusto ammazzare qualcuno. Però poi c'è un discorso da fare. Cioè, noi abbiamo visto che Faramir ha questa posizione, gli Hobbit hanno questa posizione, Aragorn ha questa posizione. Aragorn, quando alla fine va a fare la battaglia finale ai cancelli di Mordor, ha una posizione sulla guerra che non è quella che Tolkien aveva visto nella Prima Guerra Mondiale. Cioè, Aragorn non è il generale che dice all'assalto dobbiamo conquistare le posizioni nemiche. Aragorn fa un discorso molto più maturo. Dice: visto che c'è qualcuno che ha paura, c'è qualcuno che non ce la fa, non c'è problema, non venite. Cioè,
in guerra viene solo chi se la sente. E per questo non manda via quelli che non se la sentono nel disonore, nella vergogna, non gli toglie i diritti civili, non li manda via, non li fa fucilare, anzi trova loro delle altre occupazioni utili per la guerra. Perché? Perché? Perché Aragorn rappresenta in questo quello che Tolkien ha visto nella Prima Guerra Mondiale, cioè che cosa facevano ai disertori, ai vigliacchi, quelli che non volevano andare avanti. Aveva visto quelli che subivano lo shock da granata, no? Gli shell shock, gli scemi di guerra, quelli che perdevano la testa e poi hanno continuato a avere problemi per tutto il resto della loro vita una volta sopravvissuti al fronte. E quindi Aragorn è la trasposizione mitica di quello che Tolkien avrebbe voluto vedere da un generale della Prima Guerra Mondiale. Tra l'altro anche l'assalto del drago Smaug alla città del lago, di cui si parla all'interno dell'Hobbit, ha molto a che vedere con la Prima Guerra Mondiale, perché le difese che organizzano sono quelle tipiche della Prima Guerra Mondiale. E Bard, l'arciere, che è il capitano di questo manipolo di uomini che difende la città del lago, dà degli ordini che sono tipici di un ufficiale della Prima Guerra Mondiale che cerca di difendere la linea dall'attacco di questo bestione alato che sputa fuoco. E anche qui è impossibile non vederci una riflessione che deriva proprio da quell'esperienza lì. Però poi c'è un altro problema, che Tolkien parla chiaramente di pacifismo all'interno delle sue lettere in relazione a un personaggio molto bizzarro, cioè Tom Bombadil. E lui in una lettera dice che Tom Bombadil è un'allegoria, è l'unica allegoria palese della sua opera. E è un'allegoria della natura, in pratica è l'incarnazione dello spirito della natura. Adesso non stiamo qui a parlare di chi è Tom Bombadil, perché se ne sarebbe a parlare per ore. Ma dice una cosa interessante. Dice che Tom Bombadil rappresenta una linea di pacifismo assoluto. Ma, dice lui in questa lettera, questa linea di pacifismo non è quella seguita dagli elfi a Gran Burrone. Cosa vuol dire? Cos'è che si è tenuto a Gran Burrone? Il consiglio di Elrond. E al consiglio di Elrond è stato detto che non si può dare l'anello a Tom Bombadil, perché Tom Bombadil non ci tiene. E se lo perderebbe. Lo metterebbe da qualche parte, lo perderebbe, finirebbe da qualche altra parte, quindi il problema verrebbe rimandato, procrastinato. Non si risolverebbe il problema. Invece bisogna risolverlo adesso. Gandalf dice: noi siamo chiamati a risolvere il problema del male operante nella nostra società adesso, in modo tale da garantire la sopravvivenza di quelli che verranno dopo di noi. Però gli altri, dopo di noi, si ritroveranno a fronteggiare il problema del male a modo loro, perché il male tornerà, non esiste il male assoluto che una volta sconfitto non tornerà più, perché il male c'è sempre e il male soprattutto agisce dentro di noi, quindi dobbiamo sempre tenere alta l'allerta. Ma se vediamo cosa decide di fare il consiglio di Elrond, noi vediamo che l'anello non va a Tom Bombadil, ma viene creata la Compagnia dell'Anello, e la Compagnia dell'Anello deve andare avanti e deve andare a Montefato a distruggere l'anello. Quindi la linea seguita che emerge dal Signore degli Anelli non è quella di Tom Bombadil. Il pacifismo assoluto è romantico, come potrebbe essere romantica anche la posizione di Frodo, che non vuole combattere, non vuole uccidere i nemici. Però alla fine non è quella decisiva. E quindi qual è la posizione giusta? La posizione giusta è andare avanti. Questo non significa fare la guerra, non significa invadere i vicini, ma è una posizione, come al solito, complessa da parte di un autore come Tolkien, che non è così banale come si vorrebbe vedere. Ecco. E tanto che alla fine i quattro che sono andati in guerra sono anche in qualche modo una metafora di chi effettivamente la guerra l'ha fatta, cioè i quattro che sono andati a fare quattro hobbit che sono partiti dalla contea, hanno girato il mondo e dopo hanno combattuto nella guerra dell'anello, poi tornano indietro e sono tutti gli effetti dei reduci. E ci sono anche varie posizioni, perché Merry e Pippino sono cresciuti moltissimo nella loro storia, sono partiti come adolescenti e poi tornano che sono saggi, sono diventati principi di Gondor, uno è diventato addirittura un filologo, come Tolkien, guarda caso, ha scritto un libro di etimologie sui nomi. Sam è il vero eroe della vicenda, è quello che torna indietro con,
il terriccio con le sementi di Galade che fa rifiorire la contea, diventerà sindaco, farà un sacco di cose. Frodo invece torna che è completamente sfasciato. Tolkien, no, ha messo il povero Frodo in una situazione proprio di loser completo. È uno che ha partecipato alla guerra, ma torna indietro e non riesce più a reintegrarsi, come moltissimi che nella prima guerra mondiale hanno combattuto e poi sono tornati indietro e non sono più riusciti a reintegrarsi nella società. C'è un bellissimo documentario girato da Peter Jackson, guarda caso regista della trilogia del Signore degli Anelli, che si chiama, non ricordo più, era They Shall Not Grow Old, una cosa del genere, per sempre giovani, insomma, che è un documentario molto bello, ricostruito a colori, sonorizzato, dell'esperienza dei soldati inglesi nella prima guerra mondiale, al fronte, guarda caso, sul fronte They shall occidentale. not grow old. Ecco. Che è molto bello, lo consiglio a tutti, e il finale è toccante perché ha molto a che vedere con l'esperienza degli Hobbit nella Guerra dell'Anello. Cioè, questi alla fine raccontano che dopo tutto quello che hanno vissuto in guerra sono tornati a casa e nessuno li capiva. Cioè, chi ha partecipato a quell'esperienza lì ha visto l'inferno in tenebra, ha vissuto fianco a fianco con Militone morto e corroso. E torna a casa e nessuno capisce che cosa hai vissuto. La società è andata da un'altra parte, nonostante l'economia di guerra. E uno dice: ho trovato uno che lavorava con me prima della guerra e gli ho raccontato, e questo non capiva niente. Mi ha chiesto dove sei stato. Cioè, è la prova che chi resta a casa non può capire chi va via. Ed è un po' quello che prova Frodo, che una volta che torna nella contea non riesce più a reintegrarsi, lo dice lui stesso: io ho salvato la contea, ma non per me. Cioè, questa è la frase più terribile di Frodo, che ha combattuto fondamentalmente per niente, per una cosa che non potrà più avere. E io qua ci vedo la condizione del reduce, che spesso torna indietro e la società lo rifiuta o lui stesso si sente rifiutato perché non riesce più a reintegrarsi completamente. E quindi c'è una bella riflessione di Verlin Flieger, una delle maggiori studiose di Tolkien, che dice che tutta la vicenda del Signore degli Anelli in realtà è compendiata dal ritorno dei quattro Hobbit nella contea che, come reduci, celebrano la guerra, quelli che, no, la guerra, l'esperienza in guerra di quelli che sono tornati e ce l'hanno fatta, ma soprattutto quelli che non ce l'hanno fatta, perché effettivamente ci sono quelli che ci sono rimasti. E allora anche il povero Boromir, che è caduto per primo, alla fine, con tutto quello che gli possiamo dire, però anche lui ha fatto parte di questa grande esperienza bellica che poi l'ha portato a dare la vita per salvare i due degli Hobbit in questione. Quindi la situazione qual è? La morale di tutto questo qual è? Che Tolkien è un autore problematico, che non ti dice qual è stata la verità, ma ti invita a pensare a tutti questi problemi, che sono i problemi anche della nostra società, come comportarsi oggi, come vedere la guerra, se giustificarla o no. È chiaro che non la giustifichi, però succedono delle situazioni che alla fine ti tirano dentro, e quindi ognuno poi è chiamato alla fine a decidere nella propria libertà, sempre tenendo conto del fatto che gli eroi in Tolkien sono quelli che si fanno carico degli altri e che non mettono se stessi al primo posto. C'è una critica nei confronti della guerra che riguarda soprattutto i personaggi che pensano di poter ottenere la bella morte mettendo se stessi davanti a tutto. È il massimo dell'egoismo, dell'orgoglio, della superbia. Perché un sovrano, un condottiero, un generale non può permettersi di sacrificare tutto per la bella idea di conquistare qualcosa e a consegnare il proprio nome all'immortalità della storia, delle cronache, dei libri, e intanto a costo di morti su morti o soprattutto dei diletti di quelli che sono i suoi ordini. Grazie Paolo per questa interessante chiacchierata. Abbiamo parlato insieme del tuo libro e in particolare sulla relazione, ecco, tra Tolkien e la Prima Guerra Mondiale, in che modo essa ha avuto, contribuito a forgiare il legendarium e le opere appunto di Tolkien. Io come sempre vi invito a visitare il nostro sito www.fedecultura.com e ad acquistare
alla scoperta della Terra di Mezzo e gli altri libri del nostro ricco catalogo. Vi ricordo come sempre che il modo più concreto per sostenere la nostra piccola casa editrice è quello di acquistare i libri direttamente dal nostro e-commerce, dalla nostra libreria online. Vi invito anche a sostenerci in questo periodo particolarmente difficile per la nostra casa editrice. Vi invito a fare donazioni secondo la vostra generosità, secondo il vostro buon cuore. Trovate nella descrizione di questo, ma in generale di sotto tutti i video che pubblichiamo qui sul canale di Fede e Cultura, trovate le istruzioni per fare, se lo vorrete, una donazione. Grazie ancora per la vostra partecipazione, grazie Paolo, e noi ci vediamo un prossimo appuntamento sempre qui sul canale YouTube di Fede e Cultura. Grazie e buona serata a tutti.